Eccoci a Central Street. Bene, ce l'abbiamo fatta finalmente. Quindi è ora di cercare il nostro amico Spillomane. E se prima scansionassimo l'aria, uno di loro potrebbe sapere qualcosa sul nuovo giocatore. Ma come facciamo a sapere che si tratta del nuovo giocatore se noi sappiamo solo che ha tante spille? Non pensarci troppo, Tamarindo. Come ho detto, lascia che siano loro a pensare per noi, mentre noi pensiamo alla scansione. Ok. La medusa, giustamente. Allora, vediamo che nemici ci sono. Beh, vogliamo dare un'occhiata ai loro pensieri? Pronto? Cervello galattico attivo. Devi per forza dirla ad alta voce. Certo che sì, vediamo. Rumore? Ecco, lo sapevo. Ha tirato i rumori, scemo. Fred, fai attenzione. Adesso arriva il nuovo giocatore, molto probabilmente. E sono meduse e corvi, vabbè, niente di cui preoccuparsi. Minchia, che male. Puttanega. Oh, mica male. Ste nuove combinazioni, a parte quella di Fred che ha un filo deboluccia fin... Rango S, buono. Dicevo, a parte quella di Fred che fa poco danno fino a che non esplode, per il resto mi sembra che andiamo benissimo. Ci è mancato poco. Non avremmo rischiato tanto se avessimo avuto più potenza di fuoco. Non credi? Sì. 1000 yen. Bene. Iniziamo a ripulire un attimo l'aria. Io ripulisco l'aria così posso scansionare tranquillamente. E intanto guadagno qualche spilla e qualche soldo. Bene. Zero danni e tempo stella. Questa qua si evolve? Non ho visto. Dovrei controllare. Sì, si evolve. Quindi si può diventare anche più forte. Mamma mia, non vedo l'ora. Per quanto io ho amato il primo capitolo, devo essere sincero. Adoro come hanno gestito in questo cacchio. Giusto qualche spilla. Adoro come cazzo hanno gestito il combattimento in questo gioco. Se avessero fatto la stessa cosa su Switch, ci sarebbe dovuto probabilmente essere molto più lavoro dietro. Ma se avessero gestito la stessa modalità di gioco come questo sulla Switch col primo capitolo, sarebbe stato un capolavoro. È bello lo stesso, ma usarlo così è molto più difficile. Probabilmente perché ti mettono in conto che tu quel gioco lo usi con il touch, ma per chi come me lo usa col controller è stato molto più difficile. Sto morendo di fame. Siamo in due. lo so. Avete la batteria scarica. Welcome. Allora, secondo me a Mina Mimoto piace questo. No, ho sbagliato tutto. Ok, questo sì. E costa un bel po' di più, però. Sì, perfetto. Allora, PF, attacco e difesa. Però questo più PF. Questo aumenta anche lo stile. Andiamo di stile, allora. Per te quello di frutta? Lo sapevo che gli sarebbe piaciuto. Anche questo. Credo che a lui piaccia un po' di tutto. Credo che Fred non si faccia problemi a mangiare. Forse il pesce. No, gli piace tutto a Fred. Cosa aumentiamo a Fred? Facciamo difesa e stile, dai. Va bene così. 5400 yen. Oh. Bisogna mangiare, bisogna aumentare le statistiche. Vai. Man, I am starving. Let's eat. Nessuno becca un bonus a questo giro? Peccato. Grazie capo. Allora vediamo che cos'altro ha questo ristorante invece. Questo mi sa tanto di... Ecco, lo sapevo, noodles. Vediamo. PF attacco, PF attacco, PF attacco difesa. Questo a Minamimoto? Oh, strano. No, a Minamimoto mi sa che non gli piace nessuno di questi. Ciao capo, grazie. Mi chiedo cosa succede se non compri da mangiare a qualcuno. Cioè si offende? Probabile. Hello. Cosa abbiamo? Shepherd House. Una spilla nuova. E anche questa fa lo... Allora, questa è buona probabilmente per nemici grossi. Si evolve? Non si evolve. Potrebbe essere buona, ma non me la rischio per adesso. Abbiamo un po' di spille, direi di vendere quelle inutili. Vediamo l'ultimo negozio e cerchiamo gli indizi. Eccoci qua. Negozio di vestiti? Sì. Oh, yeah. Bella, frate. Aumenta leggermente il tempo di utilizzo e le combo del beat drop. Beh,
Non sarebbe male. Però ovviamente ci serve sempre lo stile. E in questo caso per Minamimoto andrebbe bene. Potenziamento PF. Ok. E le scarpe Rindo potenziamento PF. Allora io comprerei questo per Fret e questo per Minamimoto. Grazie. Hey, yeah. Thanks. Ci vediamo. Beh, ti direi che una roba simile, magari non con questo caldo, però io la indosserei. Quel cappellino è terribile però, Mac di questo che è un po' meglio. Va bene, cerchiamo indizi ora. Aspetta un secondo. C'è una vietta nascosta qui. Focus. Nessun indizio. Oh, il maiale. Ciao. Volevi fregarmi, Vieni qui. Due maiali. Ecco fatto. Let's keep it up. Perfetto. No, è scappato. Ok, ce l'abbiamo fatta. E abbiamo ottenuto una spilla. Fa vedere la spilla. Ottimo tempo, non male. Ah, wow, uno yen. Mi sembra di aver visto qualcosa di più. Era una spilla rosa. Allora, qualcuno sa qualcosa? Sicuramente non quelli azzurri, ma... Oh, aspetta, la spilla, vediamo. Avrei dovuto prendere quella spilla, ci ho pensato per un'ora e poi non l'ho presa. Mi dispiace, signor commesso, vorrei rivederla. Ok, niente di utile. Ecco qua, qualcuno con la lettera rossa e dice cose a caso. Ehi, Rindo, questo tizio pensa cose strane. Non so perché, ma non riesco a scansionare questo tipo. Quei tipi. Perché sono giocatori, forse? Ah. Forse questo vuol dire che anche loro sono giocatori. Hanno le stesse spille e tutto il resto. Correct. Sembra che tu abbia dimostrato la tua teoria. Mi chiedo cosa ci fanno qui. Forse stanno cercando indizi sulla missione. Ma allora perché ispezionano ogni persona che passa? Aspetta. Pensi che anche loro cerchino il nuovo giocatore? È molto probabile. Che ne dite? Li riduciamo a zero prima che si espandano? Cosa? Non voglio attaccarli. Ehi, guarda, si stanno muovendo. Non pensi che stiano andando? Beh, ho appena scansionato l'aria. E ho sentito che quelle spille in edizione limitata si trovano a Tokyo Enza. Forse il giocatore è andato lì a prenderne qualcuna. Tokyo Enza è subito dopo Central Street, giusto? Esatto, proprio di fronte a Tipsy Top Soul. Non è lontano da qui. E ha appena aperto. E allora che stiamo aspettando? Andiamo! E se incontriamo quell'altra squadra? Che cosa facciamo? Quello che facciamo con la spazzatura! Li distruggiamo! Proprio quello che temevo. Ehi, è loro o noi, Nea, amico mio? Non vedo l'ora di scoprire questo nuovo giocatore. Dai, Tamarindo, incontrare qualcuno di nuovo. Non ti esalta? Dovrebbe? Ho visto, ecco, l'indicatore dov'era. Eccoci qua, andiamo a Tipsy Top Soul. Tipsy Tops, Un altro negozio, eccolo qua. Che coda pazzesca. Pensi che finiranno le spille? Spero che ne abbiano almeno una per ogni voucher che hanno stampato. Sembra che sia pieno di collezionisti di spille. Credo che sarà difficile trovare quel giocatore. Speriamo di riuscire a trovarlo. Basta cercare qualcuno che non riusciamo a scansionare, no? Wow, bel posto, amico. Spiedino di Churashko. Testa di tonno arrosto. Non so perché, ma penso che potrebbe piacere a Fret questo. Secondo... Io la butto lì. Secondo me a Fret piace tutto. Fret non ha... ecco, già qualcosa che gli piace un pelo di meno. Fret non ha schifo di niente. Secondo me gli piace tutto. Va bene. Ci rivediamo, capo. Sicuramente da te verrò. A Minamimoto piaceva la testa di pesce e lo sapevo. Ed eccoci qua. E c'è una fila pazzesca, ovviamente. Chissà se sono tutti in fila per la spilla. Oh, da quel cartello sembra proprio di sì. Cavolo, ci devono essere tipo 1000 persone. E tutti vogliono una... Cosa c'è scritto? Una spilla Elegant Strategy. Ne hai mai sentito parlare? No, ma deve essere una cosa piuttosto famosa. Ma soprattutto, vedi qualche segno del giocatore? Oh, giusto, me l'ero completamente dimenticato. Forza, Tamarindo, cerchiamolo. Ovviamente ci sono nemici e... Il nostro caro giocatore dovrebbe trovarsi qua nelle vicinanze. C'è un altro demone qua? No, perché la strada è viola, quindi vuol dire che non si passa.
Ah, appena in tempo, per poco non restavo senza. Davvero, per fortuna ci siamo messi in fila al bar prima. Hai straragione, adoro. LOL. Oh, hanno esaurito le spille. E dietro di voi c'è una tizia. Chissà se quel giocatore è riuscito a prenderne una. La vita è... È stito anche tu. Addio felicità, addio felicità, addio felicità. Sì, ed è sempre più forte. È un dolore, è un dolore, è un dolore. Che succede? Chi è? Forse è meglio. La vita è finita, ammazzo, mi ammazzo. Non lo so, la vita è finita. Peggio di così, davvero non potrebbe andare. Ah! Ah! Ci siamo scontrati. Com'è possibile? Un attimo, siete voi. Bello, pensi che sia lei? Tanto per aggiungere il danno alla beffa, eh? Cosa? No! Beh, questa volta sono preparata! Pagherete per la mia sofferenza! Ah! Era lei o lui? Non lo so. Dobbiamo fare a botte? Filmato! Ci siamo. Mi agito troppo. Ah, ok, parla lei. What does that even mean? Today is unequivocally the worst. This is why I didn't want to get involved. For the record, I didn't ask for this either. Huh? Am I hearing things? I already have enough on my plate keeping an eye on that Minamimoto guy. I really don't need any more loose cannons in my life. Your words wound too harshly. I've done nothing to you. Until now. Now you show no punishment for hindering my pursuit of happiness. You'll rue the day you mocked me for failing to obtain that ES pin. I don't know what's going on here, but I think this girl's got the wrong idea. Speaking of which, who would dare deny anyone the delights of elegant strategy? Beh, io la vorrei. Degenerate ape, that's who! This whole mess is Fred's fault anyway. And Minamimoto is only around to cause trouble. And then you have the nerve to blame everyone but yourself! No! I was against this from the beginning. Even if everything goes south, it won't be my fault. Enough! I've grown weary of your moaning. This whole Reaper's game is most detestable! I give it a negative 2 out of 10! Sta piangendo! My worst ever review! So edgy! Tis I, Nagi the Edgelord! Ma così carina! And now my edgy wrath! Edgy wrath! My head. I can barely think straight. Everything is fading. Am I dying? No. Come on. Not like this. Hang on. I'm having some serious deja vu. This happened before. Can I make sure it doesn't? Oh. Think, Rindo, think. What did she keep talking about? La spilla? Something like elegant strategy. What if I can get her that pin? Che ne dici? Replay con Rindo. Rindo può viaggiare nel tempo per rivisitare dei momenti del passato recente. Le azioni effettuate e le informazioni apprese influenzano i momenti a cui si può tornare, si può fare ritorno. Tieni a mente che certe aree potrebbero risultare irraggiungibili una volta fatto tornare indietro nell'orologio. Posso tornare indietro e cambiare il passato? Sì, a quanto pare possiamo tornare indietro solo di uno. Come back! Questa è... Che coda pazzesca. Pensi che le finiranno le spille? Spero che ne abbiano almeno una per ogni voucher che hanno stampato. Sembra che sia pieno di collezionisti di spille. Questa cosa non l'ho già sentita. Un momento. Sì, l'ho già sentita. Devo essere tornato indietro nel tempo. Ma come? Credo che sarà difficile trovare quel giocatore. Rallenta, Fred. Che c'è? Perché non compriamo una di quelle spille? Per noi?
Stammi a sentire, quella spilla ha qualcosa di strano, vero? Dico solo che potremmo indagare. E poi, chi lo sa, potremmo anche trovare il nuovo giocatore mentre siamo lì. Hai davvero ragione, in effetti. Allora andiamo! Si torna indietro! È stato più facile di quanto pensassi. Speriamo di non aver preso un abbaglio. Ah, questa cosa del viaggio nel tempo mi sta facendo impazzire. È tutto per una stupida spilla. Ma poi, che cavolo è Elegant Strategy? No, davvero, che cos'è? Vediamo. Sembra che sia partito come un gioco per cellulare. Il suo sfavillante cast di personaggi ha conquistato i cuori di tutto il mondo, quindi è un simulatore di appuntamenti. Il franchise è cresciuto fino ad includere adattamenti animati, romanzi e film live action. Per i fan, la popolarità crescente di ES è un'arma a doppio taglio. Benché felici del suo successo, sono delusi dalla carenza di oggettistica di ES a causa della richiesta aumentata. Quindi sarà duro ottenere quella spilla. Non so come ho fatto, ma sono tornato indietro nel tempo. Se non sfrutto questa occasione, le cose andranno a finire nello stesso modo. Non saprò cosa sto facendo, ma qualcosa la devo pur fare. In un modo o nell'altro, quella spilla sarà nostra. Più che altro abbiamo questo... come si dice? Ma abbiamo il tempo contato? Oh, posso davvero tornare... Oh cacchio, come lo prendiamo il voucher allora?